grazie di essere venuti così numerosi, anzi oggi con la pioggia temevo, no, che qualcuno si facesse impressionare, invece la pioggia è andata via, è tornata comunque per tempo di giugno. Io volevo anzitutto fare dei ringraziamenti perché sono necessari. Anzitutto alla casa editrice Derudita e qui a Maria Francesca Gagliardi che così ha introdotto il tema. Giovanni Foglia, presidente Arteid, conosce l'autore e conosce il romanzo, almeno quello che è uscito online. Ma al di là delle sorprese che ci sono nel cartaceo, Giovanni, che idea ti sei fatto di questo primo romanzo cosmico di Pierpaolo Segneri? Sì, partendo dal presupposto che conosco l'autore, al di là della sua profondità umana, diciamo, in ogni aspetto fondamentale che lui tratta, di ogni situazione della sua vita, nel libro è potentissimo, è un libro potente, da una narrativa sciolta e consente anche alle persone di restare appassionati su temi apparentemente difficili, e lui li tratta in un modo così leggero, quindi una leggerezza dell'anima che riusciamo a cogliere in ogni passaggio dell'opera. Particolari sono i riferimenti su una società comunque in continua evoluzione che Pierpaolo tratta in un modo unico a mio modesto punto di vista, e che può essere un volano per le future generazioni. Questo romanzo è In che mondo viviamo, è dedicato all'umanità tutta, ma come hai ben detto in particolare al mondo dei giovani. Secondo te che coscienza hanno questi giovani del mondo in cui viviamo oggi? Ecco, già il processo, diciamo, col quale l'autore l'ha prodotto questo libro, quindi partendo dal web, che è una comunicazione sostanzialmente per i giovani, e quindi partendo dal web per poi arrivare sul cartaceo, di cui che comunque è utilissimo ancora oggi sia per i giovani ma anche per i meno giovani, e quindi già fa capire un approccio molto giovanile, quindi un approccio proprio dedicato a questa area, a questo gruppo, diciamo, di questo settore sostanzialmente giovanile. Però io credo che è stato accolto bene, anche i vari commenti, diciamo, dal punto di vista online sono stati comunque esaltanti e positivi, quindi sicuramente è un'opera che potrà diventare una pietra miliare, comunque miliare forse ho esagerato, ma comunque un passaggio importante per la loro crescita sicuramente. E Giovanni Foglia, tra i vari personaggi e archetipi presenti nel romanzo, come il corsaro, la regina, il vecchio saggio, qual è che ti ha colpito in particolare? Ma io sono rimasto particolarmente attratto dal corsaro, sostanzialmente, da questa idea, diciamo, dei corsari, di chi comunque con una certa forza, e quindi una matrice poi forte dell'autore, questa, diciamo, del corsaro, che cerca in ogni modo di superare le difficoltà della società che ci circondano, e quindi questa idea, proprio questo sentirsi corsari in una società comunque difficile, con una serie di incidenze che non purtroppo che bloccano la libertà delle persone, io penso sia anche una forma di rivoluzione importante, quindi molto bella, mi sono rimasto particolarmente colpito da questa immagine, l'immagine dei corsari. Benissimo, tra poco cominciamo la presentazione ufficiale, quindi grazie a tutti i nostri videoascoltatori, grazie a Giovanni Foglia.